Salve a tutti amici del canale, oggi guarderemo insieme questi guanti, i Mechanics, guanti tattici che servono non per il lavoro sul campo, perché per questo tipo di scopo utilizzo guanti di questo tipo, che servono a tenere caldo ma hanno anche un grip diverso, possono chiudersi, mentre questi servono per gli spostamenti e per le operazioni tattiche, per esempio il tiro balistico eccetera, che a noi interessa fino a un certo punto. Faccio questa recensione per parlare il loro valore dal punto di vista del bushcraft, quindi andiamo a vederli insieme nel dettaglio, così guardiamo come si comportano e quali sono le loro caratteristiche. Allora, questi sono i guanti, la scritta Mechanics. Sono ovviamente per utilizzo tattico. Tramite questa cucitura molto salda, con questa forma, noi andiamo ad aprirli in questo modo e si mettono. Ci sono di varie taglie, bisogna trovare la propria. Qua c'è un velcro molto resistente, hanno anche questo particolare loop in cordura per appenderli a un moschettone e mantenerli allo zaino, all'attaccatura dello zaino. Il guanto fondamentalmente è per gli spostamenti, può essere tranquillamente bagnato per attività di vario genere, torrentismo, terreno compartimentato, qualunque cosa. Ha dei rinforzi sulle tre dita, ma non sulla quarta e sulla quinta, perché sono pensati per il tiro, quindi dal momento che l'indice va a premere il grilletto non deve avere questa copertura. Se giro il guanto, stesso discorso, ha un grip su questa parte, dei rinforzi sul palmo, però sull'indice e sul pollice ha questi solchi che servono a garantire un grip maggiore che non ha invece sulle altre dita, proprio perché serve per lo sparo. Il concetto è che le nostre dita sono molto importanti quando ci troviamo in una condizione di sopravvivenza o comunque di operazioni militari. Quindi il dorso della mano è rinforzato perché è quello che viene più usato. Anche durante gli spostamenti viene sempre appoggiato il pugno, a parte in rari casi dove si mette il palmo per tastare il terreno. Quindi non è necessario che il palmo della mano sia particolarmente rinforzato, perché non è un guanto da lavoro. L'importante è nello spostamento, quindi se urto, se picchio, se devo spostarmi, allora ho questi rinforzi. I guanti sono molto buoni, li ho provati in tutte le condizioni, resistono parecchio, d'altronde sono di qualità, perché vengono impiegati anche dalle forze speciali, ecco, forze armate, forze speciali e quant'altro. Ci sono in vari colori, se volete una versione più bushcraft ci sono anche tan, verde, OD, eccetera. Questi guanti possono anche essere utilizzati per lavorare. Non è che non possano, solo che con lungo utilizzo, vedete, tranquillamente, il guanto per un lavoro di questo tipo va più che bene. Se però inizio a utilizzare un'accetta, alla lunga il tessuto potrebbe lisarsi, ecco. Quindi il loro utilizzo è specifico. È molto importante che l'attrezzatura sia utilizzata sempre nel suo ambito di appartenenza, altrimenti rischiamo che col tempo qualcosa vada storto e si crei un danneggiamento a un oggetto che non è stato pensato per quella cosa. Bene, vi ringrazio per avermi seguito, lasciate pure un commento, iscrivetevi, continuate a seguire il nostro canale e ci vediamo con un prossimo video.